Bentornati su FIFA 14! Una nuova finale di Champions League ci attende da dover giocare contro il Milan. Vedremo un po' dove ci faranno giocare, in quale stadio. Dai, io voglio la mia maglia ufficiale, se permettete. Dai, dai, che si possono usare le due maglie. Si giocherà nel nostro stadio. Ullalalalalala. Beh ragazzi, quindi siamo nuovamente tornati in una finale di Champions League per la seconda volta con il nostro Puppu. Ciao a tutti da Proprio Trezzi Ascoltiamo e ben la ritrovati per telecronaca. questa finale di Coppa. Beppe Bergomi mi accompagnerà nell'analisi tecnica della gara. Ancora pochi istanti e si parte. Il match di oggi è tra Atletico Madrid e Milan. Il Milan è la prima squadra al mondo per numero di titoli vinti, al pari degli argentini del Boca Juniors. La maggior parte dei trofei sono arrivati nell'era Berlusconi. Celebre in tal senso il periodo con Arrigo Sacchi sulla panchina dei rossoneri e con il trio di tulipani Van Basten, Gullit e Rijkaard. Quella, Fabio, è stata senza dubbio tra le squadre più belle da vedere, capaci di vincere in Europa e nel mondo, giocando un calcio spettacolare. P7 Calderón, dal quale vi stiamo trasmettendo, è l'altro stadio di Madrid, quello che ospita le partite dell'Atletico. Inaugurato nell'ottobre del 1966, fu ristrutturato in occasione dei mondiali di Spagna del 1982. Le previsioni per oggi davano pioggia Ragazzi, e così quindi è siamo stato. pronti a partire. Il nostro Puppu non dovrà Comincia con l'attacco fallire del Milan. questa nuova occasione che gli si ripresenta dopo aver già vinto la Coppa con la maglia dell'Inter. Si ritrova Questa palla è nuovamente tentata nella dalla prima possibilità di fascia. poter alzare la Coppa delle Grandi Bella Orecchie. l'idea, meno l'esecuzione. È Massima sbilanciato l'avanzata. concentrazione, è solamente un peccato che ci sia la pioggia. Sarebbe stato magari più piacevole Rossi. un tempo Milan che manovra l'attacco. decisamente più adeguato. Prova a far passare il pallone che non Grande passa. azione difensiva da parte del nostro difensore, in rovesciata Un addirittura. canestro riuscito, la palla rotola via. Noi proviamo a mantenerci in allerta qui al limite del centrocampo. La palla termina abbondantemente sul fondo. Il Milan ci ha fatto comunque capire con il suo 4-5, anzi 4-3-2-1, ci ha Saúl. fatto ben capire che non starà certo a guardare. Di testa un compagno. Battitacco. Riescono a rubare palla. Ah, peccato, peccato, peccato. Ero convinto si spostasse. Si spinge in avanti. Pereira. Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso. Devo stare calmo, non devo pensare che è la finale di Champions League. Come si fa a non pensare che è la finale di Champions League? Rossi. Questa mi è proprio piaciuta. Non devo pensare che è la finale di Champions League. Sfugge Vabbè, all'intervento lo dici scivoloso tu. dell'avversario. Allora, devo stare attento Lopez. eventualmente Vedremo se all'arbitro, riuscirà a concretizzare perché questa occasione. ancora non Esce ci ha fatto pochissimo. capire che tipo di Poteva essere un gol d'antologia, ma che giudizio botta da porterà fuori dal durante la tiro ben partita. sospettato. Un tiro di rara bellezza scoppiato da Mamma fuori, mia, che che ha fatto peccato correre più di un questo brivido sulla tiro. schiena dei giocatori avversari. Quindi tornando a dire dell'arbitro, insomma, non vorrei che succedesse come in una scorsa partita che ai minimi falli procedeva direttamente con i cartellini rossi. Si spinge in avanti. Tiro improvviso, non riesce a bloccare. Bella, È bella, riuscito a dovevo ripetere, provarci. magnifico. Ma cazzo! Cassani. Mamma mia, com'è da solo questo Cassani. Grande opportunità. E ha sbagliato a crossare, No! sfruttando così un intervento Mamma dei mia. difensori. Dai, Rossi. attaccate però. Dai, col pressing, dai. Si spintonano per recuperare la palla.
C'è qualcuno che mi segue? Non c'è nessuno che mi segue. Mamma mia, cosa ha preso il difensore, ragazzi! Interviene il difensore di testa. Ecco il tiro! Grande intervento! Palla che termina sul fondo e corner. Ed è nuovo calcio d'angolo. Ho provato l'esterno sinistro, ma... spazza, non senza qualche difficoltà. Provo a prendere il portiere. Bravissimo. La Peppa ancora. Conclusione violentissima. Calcio d'angolo. Tiro a girare. Si è preso un po' di rischi. Tiro respinto. Si fa spazio. Ai, è brutta questa, ragazzi. Non fatevi trovare sbilanciati, eh. Ribeiro De Souza. Avanza verso l'area. Pereira. Niente da fare, niente da fare. Non riusciamo a passare il centrocampo milanista. Sono piazzati abbastanza bene, riescono a coprire ampiamente tutto il campo, come del resto stiamo facendo anche noi. Al momento ci viene comunque dato una valutazione di 8.2, vuol dire che comunque stiamo riuscendo a mantenere alto anche la prestazione del nostro gruppo. Sono riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Speriamo non debbano pentirsene nella ripresa, perché hanno sprecato davvero moltissimo. Saul è già stanco. Comincia ora. Ma si riparte. Uno due di precisione. Prima a gestire un po' a livello di regia. Porta palla verso l'area. Il centrocampo. Peccato. Mi piace inserirsi alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato troppo in avanti. Ma guarda un po' lì. Da portiere a portiere giochiamo a ping pong. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Si preparano a cambiare qualcosa la prossima posizione. Dai, chiudilo di là tu. È stato bravo qua il difensore milanista. In sua. Chiude il triangolo. Proviamo a gestire con calma il centrocampo perché è proprio al centrocampo che dobbiamo riuscire a stanare il Milan, che riesce ad avere un'ottima chiusura, un'ottima linea di squadra tra collegamento difesa centrocampo. Io con un gran fesso ho buttato la palla fuori, l'ho toccata. Mamma mia, cosa adesso, ragazzi, ho bisogno di provare il tiro. Maledizione. Cassani. Ragazzi, fate attenzione. Rossi. Fate estremamente attenzione. Bravo, bravo, bravo con il recupero. Ottima anche questa palla. Ma peccato, peccato, secondo me è anche il terreno bagnato che ci mette in difficoltà. La palla scivola. Brutta questa. Grandissimo il taglio di Pupu che riesce ad entrare in difesa. Prova il tiro, provalo anche tu, ma fanculo, devi tirare con l'altro piede, maledizione. Dico la verità che in mente mia ci avevo veramente sperato in questa azione.
Ero convinto sarebbe arrivato il gol, per lo più l'ho sperato veramente tanto, ma non è andata come... Arbitro? Però questa è punizione, arbitro. Si lotta sulla fascia e rubano palla. Proviamo a strezzare, ma grandissimo il raddoppio dei milanisti, c'è un grande feeling tra difesa e centrocampo, bravissimi a coprirsi a zona. Ottimo, ottimo questa deviazione, vediamo se riusciamo a sfruttarla. E prova a tirare proprio, vaffanculo. Cazzo. Sta cercando di sbloccare la partita tramite un nuovo assetto tattico. E siamo quindi all'83esimo, ragazzi. Non si scherza mica. Sta facendo difficile, come deve essere appunto una finale di Champions League. Recupera palla con questo intervento. Difficile, con la massima tensione. Mamma mia, ragazzi, il nostro colpo. Valutazione 9.3, sta facendo faville, ma non riusciamo ad arrivare al gol. Palla recuperata dalla difesa. Avrei dovuto dare maggior pressing, serve maggior pressing. Novantesimo. Questo contrasto potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dell'incontro. E non sono dunque bastati. Mi ha fatto sudare il mio difensore. Aspettano i supplementari. E beh, si va quindi ai supplementari. Siamo una sostituzione. Le formazioni. Sostituzione per noi, sostituzione per il Milan. I giocatori di entrambe le squadre sono indubbiamente provati. Palla, tocca palla al Shaarawy. Di questi tempi supplementari. In sua. No, cazzo. Intervengono con tempismo. Cavolo, il nostro gruppo si è stancato all'improvviso però, eh. Prima era bello in forma, ero convinto che questo tempo supplementare sarebbe servito a qualcosa per far riposare il nostro campione, invece. Quindi dobbiamo provare anche a mantenere la sua energia. Bella questa. Tu sì che sei stato intelligente, sarei dovuto andare lì sulla fascia a proseguire. Mi avresti dato una palla alquanto spettacolare. Porca miseria, non posso pressare perché ho poca energia. Se esagero va a finire che mi sostituisce del tutto. Dai, chiudete. L'arbitro fischia la fine del primo. No, dai, cazzo, almeno il tiro potevi farmelo fare. Si va quindi al secondo tempo supplementare. Vediamo se una delle due squadre riuscirà ad imporsi in questo secondo tempo supplementare. Porta palla verso l'aria. Bello il tiro di Puppo. Una sorpresa per il portiere è stato. Prova a tirare in porta. Saluto. Non ci vi rendete conto che gol. Vi rendete conto che gol, ragazzi.
Vi rendete conto che gol, potenta! La rovesciata! La palla va verso il compagno, un assist migliore non esiste nella storia del calcio. Guardate assolutamente che assist di rovesciata e di tuffo di testa, la palla va in rete, ragazzi! Questo è il momento vuol dire vincere la coppa! Dobbiamo rodare tutto noi stessi per riuscire a reggere questo risultato. Non ci posso credere, mamma mia. Di meglio ci sarebbe stato solo il gol per un colpo di rovesciata, di meglio. Ma non potevamo chiedere un gol più bello e spettacolare per una finale di Champions League. Vediamo Pupo che ora galvanizzato da quanto fatto. Tenta ancora di andare in avanti. Peccato per il fuorigioco perché galvanizzato al massimo oramai. Cioè in preda all'adrenalina. Ora si può tentare veramente di tutto. Ora in preda all'adrenalina. 113esimo, ancora è lunga ragazzi. Ancora è lunga. Vediamo di far reggere il nostro Pupo. Il nostro Pupo deve reggere gli ultimi sforzi di tutta la squadra devono esserci ora. Gli ultimi sforzi! Tiro inutile, quantomeno però riusciamo a mantenerci lontani dalla nostra area di rigore dove potrebbe avvenire di tutti in questi ultimi minuti in cui sicuramente il Milan tenterà di fare l'assalto finale per cercare di agguantare il gol che gli permetterebbe di raggiungere il pareggio. Ma un Pupo ci vuol provare ancora, è rapido, fischia, la Champions League è nostra, ascoltiamo la telecronaca. La seconda Champions League è nostra, ragazzi! Uwe Pazzerà per la seconda volta nella sua carriera una Champions League! La coppa dalle grandi orecchie è ancora nostra, da alzare con la maglia dell'Atletico Madrid! E ora vedremo ancora i festeggiamenti sotto quest'acqua che ci darà la benedizione dei campioni della Champions League! Vediamo! Tutti al centro del campo a ringraziare tutti i tifosi con i coriandoli in festa e i fuochi d'artificio a festeggiare questa spettacolare vittoria di tutta la squadra che è riuscita prima a vincere il campionato, la Liga, superando il Barcellona e ora la ciliegina con la Champions League, ragazzi. Vediamo, ora dovrà esserci la foto di gruppo ed ecco qui la coppa, ragazzi, il nostro Pupo al centro delle fotografie per sempre nella storia. Lui, grazie a lui che ha portato questa strada sul tetto del mondo. Metico Pupo, altre Champions League per noi. Cosa chiedere di più? Ora ci vorrebbe solamente il non c'è due senza tre, ma questo lo vedremo molto più avanti. Per ora godiamoci questa voce campione Atletico Madrid Champions Cup. Che gran campione che Pupo. Spero vi sia piaciuta. Un saluto a tutti voi da Mr. Pupo. Ciao a tutti, vi saluto.